Qual era il meccanismo? Si è capito, stanno indagando se c'era poi uno scambio di denaro o cosa, oppure era un medico, insomma, che nega le vaccinazioni e quindi fornisce poi queste false certificazioni. Allora, su quest'ultimo punto sarà l'inchiesta a chiarire, in effetti il punto centrale. Sul meccanismo che veniva utilizzato, gli inquirenti hanno fatto filtrare quello che potrebbe essere stato il meccanismo. Non tanto la certificazione di una finta guarigione da Covid, che sarebbe stato molto complicato perché bisognerebbe falsificare l'esito di ben due tamponi, forse anche tre, e una serie di altri documenti, quanto una semplice finta vaccinazione, cioè il cliente, il paziente veniva fatto salire, non veniva effettuata alcuna vaccinazione, la fiala veniva semplicemente gettata e poi il medico inseriva i dati comunicandoli alla ASL, che a sua volta li passava da regioni, dalla l'emissione del Green Pass. Grazie, quindi anche il vaccino mai. Sprecato, anche la dose sprecata di vaccino. Ma che pensavo, immaginati se noi andiamo in Africa dove non possono farsi i vaccini perché non ci sono le condizioni economiche e raccontiamo che in Italia il vaccino è gratis, però poi puoi farti il Green Pass, però poi ci sono quelli che fanno il finto Green Pass, ci prendono per un paese di pazzi, questa certo, è la verità. Perché non ci rendiamo conto invece in qualche maniera della fortuna che abbiamo nella sfortuna di quello che è accaduto a livello globale. Restiamo a Roma con questa bizzarra notizia che è un misto di cronaca e di surrealtà, lo voglio dire, perché vi ricordate Salvatore Buzzi, no? Imputato nell'inchiesta di Mafia Capitale, che ha dato poi luogo anche a famose serie TV? Ebbene, lui è stato condannato a 12 anni e 8 mesi e adesso ha fatto ricorso in Cassazione. Nel frattempo ha pensato bene di aprire un locale, una paninoteca. E sapete quali sono i nomi, diciamo, più così popolari tra i panini? Più beh, gettonati. Mondo di Mezzo, sì. Suburra e altri, diciamo, riferimenti a fatti, diciamo così, criminali. Ilenia Pedacalvino è andata lì a capire cosa sta accadendo. Guardate. Gomorra, Suburra, Mondo di Mezzo, Agropontino, sono tutti panini che raccontano la storia della criminalità romana. Siamo nella periferia sud di Roma, un quartiere molto popolato. Buzzi Salvatore, condannato nel processo Mafia Capitale a 12 anni e 10 mesi in appello. Oggi però si dà alla ristorazione. Quindi se arriva qui Salvatore Buzzi si trova sempre, tutta la giornata. Tutta la giornata. Alle 5 del pomeriggio andiamo avanti fino a mezzanotte. E quelli della cooperativa ci hanno lo sconto. A proposito, i giudici triplo e giornalisti? Queste sono normali. Ma l'impatto col quartiere com'è stato? Tranquillissimo, ma io in qualunque posto nessuno mi ha mai detto niente, mai nessuno. Ma ora tutto questo con la sua vicenda giudiziaria come si può mettere di mezzo? Perché siamo all'appello, quindi c'è ancora speriamo un pezzo da fare. Speriamo che resto fuori e continui a fare il suo lavoro. Dagli sguardi degli altri non si sente giudicato, guardato. No, io vado avanti per la mia strada, perché strada è strada. Allora Rita, comincio con te perché voglio dire tu poi della legalità, la tua storia insomma è una bandiera, no? in questo senso. Immagino che ti colpisca doppiamente, no? Quello che abbiamo visto, perché in qualche maniera la derisione, l'ironia... Ma sai, che io su quello la, che ha la vivo ogni volta che vado in Sicilia. Nel senso che a Santa Rosalia, quando tu scendi dal santuario, ci sono le bancarelle e sulle bancarelle ci sono i grembiuli con sopra scritto mafia, cioè il gioco della mafia, ci sono i nomi, cioè tour mafioso, e ti fanno vedere tutte le strade dove purtroppo sono state uccise le persone. E questa è una cosa che mi ha sempre rivoltato lo stomaco, devo dire la verità. E quando ho letto poi che la figlia di Totò Riina aveva aperto un ristorante in Spagna, credo, fosse in Spagna o a Parigi, non ricordo più bene. Sì. In Spagna. Riina. Cioè, allora io credo che ci sia uno scarso senso del nostro modo di vedere la legalità, che non è un concetto astratto. Assolutamente. Ecco, non dovrebbe essere un concetto astratto, ma chiunque si dovrebbe ribellare. Chi scende lo scalone di Santa Rosalia, che è stata su dalla Santa, ha pregato la Santa, certo. ha portato magari, perché lì ti portano i ricordi, ti portano i soldini, eccetera. Poi scendi e magari ti compri il ricordo di qualche cosa che riguardi la mafia. Ecco, questa è una cosa che a me da profondamente... Poi ricordiamoci anche che si manda un messaggio, perché chi va lì, magari dei giovani, leggono questo menù e possono anche in qualche maniera, no, così prenderlo come un gioco, oppure emulare. Ma certo, no, scusami. No, nel suo social, oggi lo sono andata a vedere, per esempio, lui si giustifica dicendo ci sono delle serie che hanno in qualche modo strumentalizzato questi argomenti, perché non lo posso fare io con dei panini.
Allora vorrei dire a tutte le persone che magari l'hanno letto e gli danno ragione che le serie raccontano, in questo caso si sfotte. Ecco. Ma infatti siamo alla spettacolarizzazione dell'illegalità. Che raccontano, cioè, la noi verità. Abbiamo su TikTok, cioè, esatto, gente che pubblica, non lo so, gli arresti come se fosse un vanto. Un tempo, e Rita ce lo può confermare, essere figli, nipoti, sì, o inquisiti o condannati in primo grado, in secondo, in Cassazione per 13 anni, sì, era un motivo di vergogna. Certo. Oggi addirittura no, si fa il menù ci si dei fa panini. I soldi, la normalizzazione del male. Sì. Perché ecco, questo l'ha detto anche Don Ciotti, che volente, giustamente posso dire schifato da quello che è successo. È vergognoso. E poi posso dire, questo è il biglietto da visita che noi diamo verso il resto del mondo. E purtroppo anche questo fa molto discutere. Verso di noi, verso di noi, ma verso i giovani, verso i ragazzi. Noi mandiamo a scuola i ragazzi, ma è non che possono dice, avere questi ma è messaggi. È una vergogna. Quello, cioè, infatti l'unica cosa è non andare e far chiudere o far cambiare menù. Ci chiami Don Ciotti, lui dice questa è mercificazione del male. Don Ciotti, ricordiamo, fondatore di Libera. Guardate. È un'indecenza, è un segno evidente di una progressiva banalizzazione e mercificazione del male, perché si calpesta il bene comune e il dolore di tante vittime. Altro fatto che fa discutere in questi giorni è uscito nelle sale La Scuola Cattolica, questo film sulla tragica storia del massacro del Circeo, era il 75, la decisione è stata quella di vietarlo ai minori di 18 anni. Ma come, dicono gli autori e i protagonisti, il film è stato fatto per fare conoscere questa vicenda così grave anche ai più giovani. Non si parla d'altro, Linda Celani ci racconta, poi ne parliamo qui. Gli occhi di Donatella Colasanti, vitrei, vuoti, di chi ha fatto un viaggio all'inferno senza ritorno, hanno scosso la nostra coscienza. Sono passati 46 anni da quel 29 settembre del 1975, quando si consuma uno dei più efferati delitti della storia italiana. Donatella e Rosaria Lopez, 17 e 19 anni, conoscono Gianni Guido e Angelo Izzo, ventenni della cosiddetta Roma Bene, appartenenti ad ambienti di estrema destra. Si cominciano a frequentare, un giorno i due propongono una gita sul litorale, ad aspettarli al Circeo c'è Andrea Ghira, proprietario della villa dove si consumerà il massacro. In preda al delirio di onnipotenza, i tre si sentono guerrieri, invincibili. Rosaria muore, Donatella si salva fingendosi morta. Seguirà un processo concluso con tre ergastoli, ma in cui sul banco degli imputati ci saranno anche loro, le ragazze, che avrebbero dovuto starsene a casa. La vicenda torna oggi d'attualità con il film La Scuola Cattolica, tratto dal romanzo di Albinati. La pellicola di Stefano Mordini, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è stata vietata ai minori di 18 anni. Tra le motivazioni della commissione, il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice. Una lettura agli antipodi delle intenzioni del regista, lo stesso sconcerto da parte delle famiglie delle due vittime, che nonostante l'investimento emotivo avevano apprezzato la volontà di tramandare anche in chiave di ammonimento per il futuro la memoria della loro tragedia, soprattutto alle giovani generazioni. Allora ricordiamo che dopo il massacro del Circeo si è aperto un grande dibattito che ha portato a considerare la violenza sessuale un crimine contro la persona. Che dite di questa decisione in un flash? Guarda, io ho un figlio adolescente, oggi i ragazzi hanno accesso a qualsiasi tipo di contenuto senza nessun tipo di censura, possono farlo, però siccome ho ancora un ruolo da genitore lo voglio accompagnare nella visione di questi contenuti, perché in questo modo si possono educare, quindi io assolutamente sono contraria a questa censura, voglio vederlo con mio figlio che ha quasi 16 anni. Giusto. Io non ho visto il film, non ho letto le motivazioni, ma dico una cosa, i parenti delle vittime hanno appoggiato, hanno visto il film e detto va bene, certo, per me questo è basta, assolutamente, questa è una pietra miliare, è una piccola ipocrisia italiana, esatto, questa è la verità, se sostengono questo film, e poi ricordiamoci riguarda ragazzi di 17 anni, assolutamente, ma chi lo deve vedere, le signori 50, esatto, cioè va visto, accompagnato sarà sicuramente, ma ripeto, certo, se i parenti delle vittime hanno detto che questo film va bene e lo sostengono, vuol dire che va visto, magari anche dai ragazzi giovani. Assolutamente, questa è la missione. Esatto. Questa è la missione. Allora andiamo al cinema, però, perché c'è questa importante decisione da lunedì 11 ottobre. Cinema e teatri potranno riempirsi di nuovo. Un segno davvero importante di ripartenza. Raffaella Longobardi, da te, raccontaci.
Eccoci, ciao Alberto, buonasera a tutti. Siamo alle mie spalle uno dei cinema più importanti della capitale. Ebbene sì, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Capienza, quindi da lunedì 11 cinema e teatri pieni al 100%, e questo ha fatto sì che insomma tutte le volte che è stato chiesto di poter tornare alla normalità, perché questo vorrà dire, insomma, finalmente da lunedì lo potremo fare. C'è anche soddisfazione nel mondo delle discoteche, quelle all'aperto al 75%, al chiuso il 60%. Anche lo sport è stato toccato da questa approvazione, quindi il palazzetti dello sport al chiuso 60%, mentre negli stadi al 75%. Senti, quindi, Raffaella, quindi dopo la diretta vai al cinema, mi pare di capire. Vai a vederti un bel film, certo, magari ti raggiungo, a tra poco. Però sempre... sempre col Green Pass e con la mascherina. Brava. Allora, per chi non va al cinema stasera, c'è una puntata imperdibile di Tale Quale Show. Carlo, vengo da te. Grandissimo successo. Ecco, scusami, eccomi, ci sono. Stavo dicendo, non vai al cinema, vero? Io no, io guardo, ma sai perché io non voglio perdere l'esibizione, non voglio perdere l'esibizione di Alba Parietti, ma tu stai scherzando. Un'altra puntata da non perdere assolutamente, ci divertiremo come sempre alla leggerezza. Qua ci sono gli unici falsi ben accetti. Esatto. I falsi Green Pass non vanno bene, ma i falsi d'autore come i nostri vanno benissimo, anche un po' inguardabili come questo che state proponendo adesso, certo, no? Questo Freddie Mercury. Perché c'è un po' di tutto, c'è la comicità, c'è l'horror, c'è il ben fatto, c'è il particolarmente interessante, vedete la nostra mina della scorsa settimana di Stefania Orlando. Di Stefania Orlando. Insomma, come sempre sarà una serata particolarmente divertente, agguerriti i nostri giudici come sempre, Malgioglio, Panariello e la nostra regina Loretta Goggi, e quarto giudice, ve lo dico in anteprima, sul mio Instagram ho messo anche la foto in anteprima, c'è Asia. Ecco. Argentata sarà Asia come argentata. Sempre. Esatto. Vabbè, Carlo, esatto. Poi mi dirai come fai a non morire dal ridere, perché io delle volte, cioè, tu hai una plomba incredibile, io magari mi butterei per terra perché rido anch'io e mi lascio andare notevolmente. Esatto, soprattutto quando Malgioglio sbaglia gli accenti o dice delle sue malgiogliate, perché ormai non sono più, sono malgiogliate proprio le cose di Malgioglio. Ci vediamo quindi più tardi. Grande appuntamento. Saluto le tue meravigliosi ospiti. Un grazie, abbraccio. Grazie Carlo, un abbraccio a te, a prestissimo. Ciao.